Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Chiediamo la revoca della delega al personale dell'assessore Gisella Introzzi. È netta la presa di posizione delle rappresentanze sindacali unitarie del Comune di Como e delle segreterie provinciali dei lavoratori. L'elenco delle mancanze addebitate all'assessore è lungo e in un comunicato si passa in rassegna l'operato dell'amministratore. Si parte dall'incremento delle tariffe dei parcheggi convenzionati per i dipendenti, che hanno stipendi bloccati dal 2009 e produttività ridotta del 30%, ricordano CGIL, CISL, UIL e RSU di Palazzo Cernezzi. In quel contesto le organizzazioni sindacali chiesero almeno di aumentare la quota a carico dei dirigenti. Il risultato, scrivono, è che oggi un dipendente da 1.000 euro al mese paga lo stesso abbonamento di un dirigente da 10.000. Altrettanto contestate anche decisioni più recenti, dalla sostituzione del comandante della polizia locale, un evento largamente prevedibile nei tempi, gestito con approssimazione e scelte incomprensibili, rincarano la dose i sindacati, fino ad arrivare alla scorretta gestione, in base a quanto dichiarano le rappresentanze, dei servizi cimiteriali, con 4 operai che gestiscono 10 strutture e il ricorso a nuovi addetti per 18 mesi. Amareggiata per le accuse rivolte al suo operato, ma serena per quanto fatto, l'assessore Gisella Introzzi risponde immediatamente. Innanzitutto condividerò questo documento, i contenuti molto forti, con la giunta intera, afferma. Sono francamente molto sorpresa. La ricostruzione dei fatti è assolutamente frammentaria, non conseguenziale e non condivisibile. Vorrei inoltre specificare come a me spettino compiti di indirizzo politico di cui assumo la responsabilità, ma, aggiunge, vorrei sottolineare come ci siano responsabilità gestionali che toccano anche ad altri soggetti. Intanto il consigliere di maggioranza del PD, Gioacchino Favara, da tempo attento alle criticità dei dipendenti comunali, chiede un intervento risolutivo. Siamo pronti a valutare con il nostro gruppo una mozione di sfiducia, spiega, qualora il sindaco Lucini non dovesse dare seguito alle richieste dei sindacati. I dipendenti, conclude, hanno tutta la mia solidarietà.